Ciao, sono Giangi, presidente del Club Non Solo Birra e sono qui per guidarvi nel fantastico mondo della birra. Oggi capiremo qual è il ruolo del lievito e alla fine della puntata vi svelerò un piccolo segreto. Nelle scorse puntate abbiamo visto a grandi linee come si fa la birra. Oggi parliamo del ruolo che hanno i lieviti, che fanno molto la differenza. I mastri birrai fanno il mosto, ma sono i lieviti a fare la birra. I lieviti sono dei funghi, sì, avete capito bene, funghi, che trasformano lo zucchero in anidride carbonica e alcol e si dividono in due grosse famiglie. Quelli ad alta fermentazione, cioè che si raggruppano nella parte alta del tino, il contenitore dove viene fatta fermentare la birra, e lavorano a temperature superiori ai 13 gradi, intorno ai 13 gradi. L'altra famiglia invece è di quelli a bassa fermentazione che lavorano, cioè si raggruppano nella parte bassa del tino e lavorano a temperature un pochino più basse. Con l'alta fermentazione si ottengono le birre trappiste, le birre d'abbazia, le stout, le Weizen tedesche e anche le birre acide. Avete capito bene, le birre acide. I lieviti a bassa fermentazione si usano per fare le lager, la classica birra che avete preso in pizzeria un sacco di volte. La fermentazione spontanea come avviene? Il mastro birraio lascia che i lieviti che sono naturalmente contenuti nell'aria entrino nella birra. Come potete immaginare, i risultati sono i più disparati e la maggior parte degli italiani non ha mai assaggiato birre così estreme. Ma state tranquilli, parleremo anche di quelle. Insomma, come avrete capito, l'alta fermentazione, che è la più antica, permette di ottenere tantissimi generi di birra e quindi per me è quella più divertente. È molto diffusa nel Regno Unito e nel paradiso della birra, il Belgio. I lieviti a bassa fermentazione invece sono stati utilizzati per la prima volta a fine 800 da una nota casa birraria danese, molto nota, la Carlsberg, e servono anche per ottenere le bock, che sono delle birre a bassa fermentazione, sì, ma con un grado alcolico più alto della classica birra da pizzeria. E come ad ogni puntata, veniamo alla prova pratica. Ho preso una Moretti bassa fermentazione, una Moretti la rossa bassa fermentazione e una Moretti la forte ad alta fermentazione. Quindi qui abbiamo due birre a bassa fermentazione, ma come vedete, due colori molto diversi. Qui invece abbiamo un'alta fermentazione che come colore assomiglia di più alla bassa fermentazione. Quindi questo l'ho fatto per dimostrarvi che non per forza la bassa fermentazione da birre chiare e l'alta fermentazione da birre più scure. Ora andiamo ad assaggiare le tre birre. Bassa fermentazione, birra molto semplice che va bene per tutto, bassa fermentazione sempre, ma altro tipo di birra, molto più caramellosa, molto più complicata. Qui sentite molto la presenza del malto e avete una birra più corposa, meno complicata dal punto di vista del gusto, ma più corposa. Come avete visto, qui abbiamo due birre a bassa fermentazione, che non vuol dire bassa gradazione, perché questa è a 4,6 gradi e questa è 7 gradi. E questa, alta fermentazione, è 7 gradi anche lei, quindi non confondete la bassa fermentazione con la bassa gradazione. E prima di andare via, il solito segreto. Voi berreste un bel Barolo invecchiato in un bicchiere così? Non penso proprio. E così è la birra. Ognuna ha bisogno del suo tipico bicchiere. E lo scopriremo nelle prossime puntate. A presto.